Buongiorno, buongiorno onorevole. Buongiorno. Ehi, ciao. Eccoci qua, eccoci qua. È il primo Twitch. È il suo primo Twitch. Si vede bene, si sente bene? Sì, sì, assolutamente. Ho capito. Nessun problema. Allora, eccoci qua. Grazie mille per aver accettato l'invito. Abbiamo apprezzato molto. Tanti sono stato io scortese, che poi uno fa, capitano tante cose, però allora sono molto contento di esserci. Poi le cose non mi piacciono, la vita fa anche bene. Molto bene, molto bene. C'è stata pure la miniera che arriva da qualche parte. Sì, ieri su Twitter c'è stato un simpatico siparietto tra la sua community e la nostra. E tu te la vuoi dire che... Non si aspetta sempre qualche scherzo. No. Che dobbiamo fare? Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare di un po' di cose. Cosa? Dico, voi riuscite a vedere quante persone ci seguono, stanno vedendo? Sì, sì, 1700, tutte per lei. Ma va, cioè, niente di meglio da fare. Sì. Solidarietà. Allora, grazie. La prima domanda che mi è venuta in mente poco fa, prima che lei che arrivassi, ci diamo del tu? Allora abbiamo ci diamo del tu? Ci diamo del tu. Lo accettate? Va benissimo, sì, assolutamente. Grazie. Allora, Umberto, Ive e Francesco. Esatto. Esattamente. Allora, la prima domanda che mi veniva in mente, siccome lei, tu hai insomma dimostrato nel corso degli anni di avere delle posizioni molto molto schierate a favore, mi viene in mente della questione eutanasia, cannabis, aborto chiaramente, anche matrimoni, adozioni gay, la domanda che mi viene in mente è come mai sei ancora all'interno di Forza Italia, che invece nel corso di questi anni ha dimostrato di avere ancora una componente molto più forte a livello di conservatorismo. Cioè, come mai non mi hanno ancora cacciato? Questa è la domanda. Ma anche, no, come mai tu magari non hai preso un'altra strada? Magari ti avrei visto, ti avrei visto meglio, ti avrei visto meglio in più Europa con Emma Bonino, per esempio. No, per carità. No, la mia storia politica è molto semplice. Io sono stato eletto la prima volta in Parlamento con i radicali, con Marco Pannella precisamente. Nel 94 i radicali, Marco Pannella precisamente, fece un accordo con Forza Italia. Ci fu finalmente questo bipolarismo, bisognava scegliere tra Berlusconi e Occhetto, che allora diciamo, si candidava, per i radicali e per Pannella fu semplice scegliere Forza Italia. Si fece un accordo e naturalmente ci furono dei collegi che Forza Italia mise a disposizione, e allora ci presentavamo con un singoletto che si chiamava Riformatori. Questo accordo, non a caso, prevedeva solo candidature nei collegi del nord, perché al sud vi era ancora Alleanza Nazionale, il Movimento Sociale. Io fui candidato in un collegio in provincia di Milano, dove infatti c'era ancora il candidato della destra contro, e quindi sono entrato così in Forza Italia, e insieme anche a Emma Bonino, che poi divenne commissaria europea. E Forza Italia sapeva cosa prendeva e chi prendeva. Prendeva un radicale. Io ero vicepresidente nazionale del coordinamento antiproibizionista, per esempio. Quindi sapeva cosa prendeva. Dopodiché, per come sono fatto io, ho passione politica, ho passione del Parlamento, i radicali avevano questa strategia un po', diciamo, di innestare le loro micce nei vari partiti, e ho trovato piena accoglienza e disponibilità in Forza Italia, che è un movimento liberale. Ci ho fatto addirittura carriera, che sono diventato capogruppo, prima vice capogruppo, poi capogruppo, poi ministro, presidente, avevo tante belle cose, senza mai rinunciare alla mia identità. Ho notato però negli ultimi anni, sì, a partire da questa, dalla fine della scorsa e all'inizio di questa legislatura, soprattutto col governo Conte 1, un appiattimento sui nostri alleati, sulle posizioni, diciamo, sovraniste, che loro così si definiscono, della Lega di Salvini e di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Io questa cosa l'ho contestata pubblicamente, apertamente. Per esempio, la riunione avevo detto che dovevamo votare contro i decreti Salvini sull'immigrazione, perché stavamo all'opposizione, perché erano dei decreti, appunto, che la norma era votare appunto. Quindi noi invece ci siamo appiattiti sui sovranisti, e io da allora ho cominciato ad assumere queste posizioni. In coerenza, diciamo, però diciamo, votando sempre col partito, perché sono un uomo di partito, quindi, tranne quando è arrivato, diciamo, il DDL Zanna, che qui diciamo, è scattata la miccia, che per me era una questione molto importante.
E tra l'altro io credo di essere in linea con i partiti di destra e conservatori di tutta Europa. E sull'antiproibizionismo addirittura con i repubblicani negli Stati Uniti. Per cui c'è questa cosa un pochino strana, che Forza Italia si richiama all'europeismo e all'atlantismo, proprio non rispetto a quei contenuti e quei valori, e se vogliamo, diciamo, quelli di Orbán. Quindi sul DDL Zan, dove tra l'altro in commissione ci si era stremuti, nella scorsa legislatura avevamo già fatto un passaggio in avanti, invece sono state all'improvviso delle posizioni oscurantiste, perché ancora una volta dobbiamo seguire Salvini. Io ho preso la parola, per la verità, insieme ad altre colleghe e colleghi, prestigiati, Vero, con Polverini, ho dichiarato il mio voto a favore. E dopodiché ho proseguito su questa battaglia, perché il DDL Zan è andato al Senato, c'è stato un ostruzionismo della Lega, io ho contestato apertamente le centinaia di audizioni che sono state fatte dal Presidente della Commissione Ostellario, ho criticato il mio partito che ha presentato all'improvviso un disegno di legge alternativo che addirittura metteva in discussione la legge Mancini, e sono stato invitato a Milano dai sentinelli di Milano a partecipare, a parlare ad una loro manifestazione a sostegno del DDL Zan. E ci sono andato molto volentieri, ho preso il trenino, sono andato lì, perché credo appunto che siano argomenti che devono appartenere sia alla destra che alla sinistra, la tutela dei diritti civili, la lotta alle discriminazioni e all'omofobia. E anche questa cosa, diciamo, ha suscitato un po' di scandalo e di scalpore. Poi voi conoscete meglio di me come sono fatti, diciamo, i social, io ho continuato nella mia battaglia, perché se credo una cosa... Poi vedi, anche rispetto al rapporto con la destra, Giorgia Meloni, io ho fatto anche in solitario, in questo stesso presidio, una battaglia per riconoscere la presidenza del COPASIR, che è il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti, come prevedere la legge, alla minoranza di Fratelli d'Italia. Sono stato l'unico a dire che il Parlamento, tutto insieme, ma compreso Forza Italia e centrodestra, avrebbe dovuto dare a Fratelli d'Italia il rappresentante del CDA della RAI, rispetto alla polemica di ieri. Cioè, quindi, e poi sono giunti i referendum, ho firmato sicuramente quello dell'eutanasia, e poi l'ho detto sin dall'inizio, sono anticonformista di nascita, sui social circola una foto degli anni 80, la mia manifestazione anticonformista, cioè io credo profondamente che essere anticonformista significa questi giorni, che la maggioranza si è dichiarata anticonformista, ma il motivo principale è la lotta alla criminalità, dare più sicurezza alle città, quindi appartiene anche, diciamo, a quella politica securitaria che la destra vuole fare, che Salvini giustamente dice contro lo spaccio, ma se vuole essere contro lo spaccio deve legalizzare, non c'è la terza linea. Ora ci arriviamo, ora ci arriviamo, onorevole. Francesca, volevi chiedere le immagini vanno bene, si vede bene, perché non so bene manco di dove devo guardare, perché guarda voi, poi c'è la telecamera lì, guardi la telecamera. No, io volevo chiederle anche sugli argomenti più recenti, che abbiamo letto che comunque lei vorrebbe firmare la mozione. Per riesce, abbassi leggermente l'audio che c'è quel rientro, altrimenti se ha un paio di cuffie pure va bene. Ok, meglio adesso, sì, perfetto. No, dicevo che abbiamo letto che comunque lei ha chiesto di firmare la mozione sullo scioglimento di Forza Nuova dopo gli eventi che ci sono stati in questi giorni, quindi l'attacco alla CGIL e anche l'attacco al Policlinico, perché anche degli operatori sanitari sono stati feriti durante questo scontro. E lei appunto invogliava anche gli altri appartenenti a Forza Italia a firmare. Secondo lei perché c'è questa resistenza a firmare in questo senso, e poi soprattutto se lo scioglimento di Forza Nuova è una soluzione tampone che può essere accompagnata da altre cose, oppure la vede solamente come un gesto per mettersi appunto all'opposizione del fascismo, per mettersi contro le posizioni ideali. E vi do una notizia, intendo andare anche sabato alla manifestazione della CGIL, ora diventerà come delle zanne, però secondo me mi pare assolutamente normale, sono antifascista, lo siamo tutti, la Costituzione è nata su questi valori, c'è stato un assalto. Allora andiamo a vedere, la legge sì, che è una cosa differente dall'individuazione delle responsabilità penali, personali, delle persone che hanno commesso reati durante la manifestazione. Sì. La legge Selva prevede che, a parte la norma costituzionale della ricostituzione del partito fascista, che è vietata, però bisogna ricordarla, che se delle formazioni politiche attentano alle istituzioni, vanno sciolte. Ora, che cosa
e attentato alle istituzioni se non l'assalto a una sede sindacale e l'annunciato assalto alla sede del Parlamento? Quindi, secondo me, ci sono le condizioni. La mozione parlamentare è un atto di indirizzo del Parlamento e dal governo, perché questa decisione, in base alla legge Scelba, la prende il governo. Quindi, è indipendente dal percorso che la magistratura farà, ci sono stati degli arresti. E quindi, noi, dal punto di vista politico, e lo dico come parlamentare, ci sono le condizioni perché il governo applichi questa norma. E la mozione serve appunto a chiederlo. Perché Forza Italia è contraria? Che c'entra il comunismo? Che c'entra, dice, siamo contro tutti i totalitarismi? Bene, pure io sono contro tutti i totalitarismi, ci mancherebbe, ma qua stiamo discutendo se ci sono stati degli attentati alle istituzioni, la volontà di aggredire le istituzioni democratiche. Su questo Forza Italia, i miei colleghi devono dire sì o no? Non posso tirare la palla in tribuna e dire tutti i totalitarismi, ma che c'entra? Condanniamo i totalitarismi, le dittature, i paesi autoritari, per carità, brutte cose, ma qua stiamo discutendo se sabato c'è stata la volontà di attentare alle istituzioni da parte di una formazione politica, di un'associazione. E secondo me sì, e lo dico come giudizio politico, firmo la mozione e la voterò. Forza Italia non può dire, e neanche Fratelli d'Italia, che secondo me alla fine poi la voteranno, perché cioè, quando viene riuscita, firmiamo anche qui per tenere unito il centro-destra. Ma che significa tenere unito il centro-destra? Se una posizione sballata, è sballata. E anche il centro-destra dovrebbe proclamarsi antifascista, perché la Costituzione è nata da un accordo che fu fatto le forze antifasciste. Io sono molto legato a personaggi liberali di destra, si direbbe oggi come Gaetano Salvemini, Piero Gobetti, Fratello Rosselli, che erano liberali e che erano antifascisti. Perché bisogna considerare l'antifascismo una cosa di sinistra e la destra invece deve essere tutta fascista? No, l'antifascismo è un valore costituente del nostro paese. Le altre dittature vanno condannate, ma noi abbiamo purtroppo conosciuto il fascismo e il fascismo in Italia va condannato e combattuto sempre. Che ci siano, diciamo, delle infiltrazioni, sono evidenti dalle manifestazioni, dalla propaganda, dalle immagini. E queste cose vanno condannate da tutti. E quindi io mi auguro che Forza Italia la firmi, la voti, perché ripeto, non c'entra la condanna generale delle dittature. C'entra un giudizio politico, quello che è accaduto sabato. È stato qualcosa che è eversivo, che ha cercato di minare le istituzioni democratiche? Il mio giudizio è sì, e chiedo che il governo lo faccia. Poi, naturalmente, il governo valuterà, perché la legge prevede che sia il governo che abbia questa facoltà, e mi rendo conto che è un potere serio, grave, sciogliere un organismo politico. Io non dico che va fatto, diciamo, a cuor leggero, però le immagini le abbiamo viste tutte, non si può dire che la responsabilità è del ministro dell'Interno, anzi, in quelle condizioni, secondo me, c'è stata anche una gestione molto attenta e responsabile dell'ordine pubblico. Ma ripeto, noi diamo un giudizio politico come parlamentari e impegniamo con questa mozione il governo a applicare una legge dello Stato. Quindi, davvero non, cioè, è stato un atteggiamento un po' ipocrita, quello di dire, noi facciamo una mozione per tenere unito il centro-destra, votate anche voi contro la condanna dei movimenti anarchici. Sì, ho capito, ma non è questo, diciamo, quello di cui si sta discutendo adesso. Umberto, magari Sì, io qualcosa guardi. anche lato economico per capire anche un po' le idee di Elio sul punto di vista economico. Sì, Ma grazie. guarda, io Io invece, invece perdonami Ivan se non ti seguo, ma vorrei fare invece un'altra domanda un po' più seria, se vuoi, che non vorrei tanto sui addentrarmi temi nell'economia diritti ulteriormente. civili, sociali, mi pare di capire che siamo tutti d'accordo, quindi Sì, anche per esatto. cambiare un po' tematica. Sì, magari ne faccio una un po' più politica e una un po' più economica. Cioè, io, che magari mi riconosco in quanto sta dicendo Elio Vito, in questo momento non ho un partito di riferimento. Cioè, in Italia non esiste una destra liberale europea come appunto tu, perché ci siamo detti che ci davano del tu, hai descritto poc'anzi. Allora io mi chiedo, perché non esiste in Italia? Oppure non la vediamo noi da cittadini votanti? Cioè, perché, ad esempio, in tutto l'arco politico, e qui unisco la tematica economica come chiedeva Ivan, in tutto l'arco politico mi pare che le decisioni economiche puntino tutte verso sinistra o comunque verso un forte intervento dello Stato, e invece c'è poco che punta verso un aiuto verso il privato o una coesistenza col mondo privato. Cioè, perché abbiamo questa situazione? Io mi sono interrogato tante volte su questa cosa qua, probabilmente è una ragione storica, culturale italiana, ma come mai non è nata la rivoluzione liberale che nel 94 avevate intenzione di portare avanti? Perché io credo che ci sia molto spazio, fra i non votanti, perché
e secondo me si potrebbe anche poi arrivare a tutta una serie di coalizioni, per Dio, per come è formata la nostra Costituzione e le, diciamo la riforma elettorale, alla fine si arriverebbe a avere una terza forza del Parlamento, magari anche minoritaria, ci mancherebbe, però che pensa questo e che porta avanti, a mio avviso, delle volontà di una cittadinanza che oggi non ha una rappresentazione. Anche tra i giovani, secondo me, riscuoterebbe molto successo un polo di questo tipo descritto da Umberto. Ma io ringrazio, so che Umberto. È una domanda enorme, però. E provo a dare la mia risposta, perché è giusto, poiché non abbiamo, diciamo, una destra liberale anche qui in Italia. Secondo me vi è una dominano, diciamo, alcuni pregiudizi, alcune elite. Ne voglio citare due, diciamo proprio nomi e cognomi, alle quali vi è una vera e propria subalternità anche del mio partito. Ed è sbagliata questa subalternità, perché dato non corrisponde al sentimento elettorale. Uno è il Vaticano. Vi è un che non è che influenza l'elettorato cattolico, come qualcuno può pensare oggi, non è così, ed anzi direi che è dai tempi del divorzio che non è più così. Però in termini di sensazione quasi vigenti di destra, del centrodestra, ma anche del Partito Democratico e anche del Movimento 5 Stelle, che per esempio sull'eutanasia non hanno preso posizione. Quindi su tutti i temi dei diritti civili la politica italiana risente ancora molto dell'influenza del Vaticano. Io sono cattolica, domenica vado a messa, ma questo non c'entra. È il rapporto, come ha detto giustamente Draghi, della laicità dello Stato. I partiti italiani invece sentono troppo delle responsabilità dei partiti, non della Chiesa che fa il suo mestiere, diciamo. Quindi questo è sicuramente un tema. Noi in questi anni abbiamo molto, penso per esempio quando c'è il caso di Ivan Claro, noi abbiamo molto sentito e subito questa influenza delle gerarchie vaticane. Il secondo tema, vediamo così anche i diritti sociali, ieri non è passata, cioè la settimana scorsa io ho firmato con un senatore di Potere al Popolo e una deputata del Movimento 5 Stelle, Chiara Emma, la proposta di legge per i lavoratori fatta dai lavoratori della GKN. È uno scandalo che in Italia questa vicenda è stata risolta parzialmente, perché poi le procedure di licenziamento sono partite non dalla politica ma dal giudice del lavoro di Firenze. Perché? Perché il governo non ha fatto il decreto antidelocalizzazione? Perché l'ha detto Confindustria, ha detto Bonomi. Quindi l'altra subalternità che noi abbiamo è rispetto alle elite industriali e finanziarie del nostro paese. Attenzione, che sono quelle elite finanziarie e industriali del nostro paese alle quali Berlusconi non appartiene, anzi che hanno sempre visto con differenza Berlusconi, tant'è vero che Berlusconi si rivolgeva direttamente al ceto medio, agli industriali. Berlusconi non avrebbe mai il reddito di cittadinanza, era per le pensioni minime, ricordate, €1.000, per dare alle vecchiette, però la classe non è stata fatta. Sul catasto ci sono delle evidenze che va fatta dai fronti del catasto. Gli estimi risalgono al secolo scorso. Confederizia ha detto non si deve fare, Gaspari e Tajani non si deve fare. Fortuna che Draghi se ne frega dei partiti, la riforma del catasto l'ha fatta, la Lega non l'ha votata, e perché non la dobbiamo fare? Se quelli dicono, però voglio dire, è inattuale, è illogico difendere oggi. Cioè, chiunque si occupa del settore immobiliare, non io, sa che la riforma del catasto va fatta, che vi è una diversità nel nostro paese per come si sono sviluppati i comuni, fra comuni rurali, urbani, tra le zone all'interno delle città, che non corrisponde più alla realtà catastale che era del secolo scorso. Sulla parte di Berlusconi, può ripetere? Mi scusi, c'è quindi stato... Quindi sono queste due subalternità, al Vaticano sui temi civili e sui temi economici, alle elite industriali e finanziarie. Onorevole, sulla parte di Berlusconi può ripetere che c'è stato un problema tecnico e non si è sentito, non l'hanno sentito. Su parte di Berlusconi, che Berlusconi le pensioni non appartiene all'elite finanziaria, è una persona elite che si è costruita da solo, ma è sempre stato visto con diffidenza se non contrastato. Tanto è vero che si costruisce direttamente a ceto medio, anche piccoli e medi industriali, in modo giovane su questo, proprio perché il regime industriale è la quale classe per questa subalternità a Confedilizia, Industria, che non sono piaciuti i selfie, gli applausi smodati a Bretis di Confindustria e nessuna rappresentazione della Corte. Io la non mi piace pubblicità, eccetera. E credo che invece occorra anche questo rapporto. Quando sono venuti in rapporto di RTKN, ci sono andati, non in Parlamento,
Non la sentiamo, Elio. C'è un... stiamo perdendo, purtroppo. Sì. Riesci a mettere una cuffia, magari un... non so se c'ha una cuffietta. Ora me la faccio portare perché so che si stanno seguendo, quindi... Ok. Ogni volta che parla, ogni volta che hai citato Berlusconi è andato via l'audio, guarda caso. Ma questo non è un caso, però. Innominabile. Vabbè, io le faccio una domanda allora, visto che ha parlato di elite, che sotto certi temi sono super d'accordo sul fatto che appunto l'Italia dia troppo spazio a alcune congregazioni, chiamiamole così. Però vabbè, non faccio nomi e cognomi perché non ho il carisma di Elio. Però detto ciò, ad esempio, il caso all'Italia non è uno spreco di denaro pubblico continuo, a suo avviso? Il caso all'Italia non è uno spreco di denaro pubblico continuo? È una compagnia che non riesce a creare profitti e che va sempre a debito e pesa sul contribuente in fin dei conti. Sì, è quello che è stato sanzionato anche dalla Unione Europea, questa, come giustamente mai aiuti di Stato, che tali sono, quindi è preso sul contribuente. Però dall'altra parte c'è da dire che un grande paese come il nostro non può nemmeno non avere una compagnia di bandiera. Quindi vi sono dei settori nei quali secondo me è giusto che lo Stato intervenga, naturalmente con la tutela dei lavoratori, perché... però è ovvio che ci sono condizioni di mercato per le quali le compagnie low cost offrono dei prezzi che una compagnia di bandiera non può offrire e quindi si va in perdita. Secondo me questo è uno dei casi nei quali, insomma, non è che in Audi fosse del tutto contrario agli aiuti di Stato, questo è uno dei casi nei quali, però naturalmente c'è l'Unione Europea, viviamo oggi l'Europa, è chiaro che questi aiuti rischiano di alterare o alterano la concorrenza. C'è anche da dosare un po' la bilancia, insomma, io credo che privarci di tutto di una compagnia di bandiere sarebbe sbagliato, che ci sono stati anche lì degli eccessi di spesa, insomma, di tagli che vanno fatti, credo che sia giusto farli senza penalizzare i lavoratori, però diciamo, mi pare che è uno di quei settori dove sia giusto che lo Stato intervenga e si salvaguardi anche, diciamo, il prestigio internazionale, l'autorevolezza del nostro paese. Prego, Franci. No, io volevo ritornare un attimo al discorso dei referendum, perché è una domanda che poi ho fatto anche alla senatrice Bonino, però sono curiosa di sapere i vari punti di vista, perché noto spesso, avendo studiato diritto comunque all'università, che per trattare tematiche reputate scottanti, che poi magari per alcune persone come me non lo sono, bisogna sempre attendere o l'intervento eventuale della Corte Costituzionale, mi viene in mente ad esempio l'eutanasia o l'ergastolo ostativo, oppure dall'altra parte deve esserci necessariamente un intervento popolare, quindi con la proposta del referendum, e abbiamo notato anche in questo periodo che molti partiti non ne hanno praticamente quasi mai parlato, anche, cioè, ci aspettavamo magari che alcuni esponenti di alcuni partiti politici prendessero una posizione in questo senso, cosa che poi non è avvenuta. Cioè, come mai si aspetta sempre un intervento o referendario o comunque di una Corte Costituzionale, non è il legislatore a regolare direttamente la materia? Cioè non si riesce mai a raggiungere un accordo su questi punti. Siete bravissimi, devo dire, molto preparati, documentati. Grazie. Sono contento di avervi conosciuto e di conoscere questo mezzo. Anche qua, senza mezze parole, la Costituzione assegna al Parlamento una funzione principale, che è quella legislativa, cioè fare le leggi. Oggi questa funzione il Parlamento non la esercita. Facciamo mozione, facciamo atti di indirizzo, facciamo interrogazioni, facciamo informative e approviamo decreti. Il più delle volte con la fiducia. Ora, questa è una polemica antica che proprio poi andrebbe superata ed è colpa naturalmente stessa del Parlamento che non rivendica ad esercitare l'unica funzione che in via esclusiva la Costituzione ci assegna. E questo che cosa ha determinato? Ha determinato che noi oggi non facciamo più leggi. La Corte Costituzionale, l'ha ricordato, ha sollecitato più volte di intervenire sull'eutanasia, ha sollecitato più volte di intervenire anche sul tema dell'identità di genere. Alla fine o interviene il governo o interviene la magistratura, le sentenze della Corte di Cassazione, le sentenze della Corte Costituzionale. Noi ci siamo ricordati che per fortuna esiste questo strumento solo abrogativo, d'accordo, del referendum, che è previsto dalla
Costituzione che in qualche misura contempera come strumento di democrazia diretta la democrazia rappresentativa. Il vero punto non è che il referendum toglie poteri al Parlamento, il punto è che il Parlamento non funziona, si è auto-espropriato, si è auto-delegittimato, e in qualche misura il referendum consente al cittadino di esprimersi e di decidere direttamente laddove il Parlamento non lo fa, su temi di grande attualità. Il fatto stesso che una volta che fosse stato approvato in Commissione di Giustizia il DDL per Antonio, che è un provvedimento che non legalizza la cannabis, ma consente semplicemente di coltivare in casa un numero limitato di piante di cannabis per evitare a chi oggi, senza commettere reato penale, consuma cannabis, ma deve andare allo spacciatore, con rischio per la propria salute, per l'economia, per la criminalità, e che appena approvato in commissione il testo base, e io sono andato a votare, ringraziato il mio gruppo che mi ha consentito di votare a favore, è stato annunciato migliaia di emendamenti. Oggi il termine sarà ancora spostato a fine mese, insomma rischia di diventare come un po' come il DDL Zan. Invece io credo che su questo dobbiamo metterci tutti d'accordo, ognuno vota a favore o contro, ma facciamo in modo che il Parlamento faccia le leggi, che questioni irrisolte da decenni vengano affrontate. C'è l'agenda del governo, per carità, ci sono le questioni urgenti sui quali si interviene per decreto, per carità, però facciamo le leggi. Invece oggi la contrapposizione non è sul sì o sul no, ma sul non far fare le leggi, l'ostruzionismo preventivo su tutto per impedire che il Parlamento legiferi. Questo, devo dire, è francamente sbagliato, è autolesionista da parte nostra, perché noi siamo parlamentari. Quindi io ho ben visto il ricorso, cioè, sul mettere referendario, devo dire che ho firmato anche il referendum della Lega, perché anche lì sulla giustizia, perché anche lì toccano un tema reale, che ci siano delle disfunzioni, mi pare evidenti, e ben vengono quindi anche in questi casi i referendum. Poi certo, i referendum sono abrogativi, hai ragione, tagliano con l'accetta, ma è la norma. Questa è un po', diciamo, la caratteristica, la forza, ma anche il limite. In alcuni casi funziona, in altri casi poi si determina comunque la necessità che il Parlamento intervenga dopo. Sì, certo. Però è comunque necessario, diciamo, che serve come stimolo al Parlamento, ma anche a dare ai cittadini la possibilità di intervenire e di decidere. A metà volta io mi auguro solo una cosa, che non accada sul referendum cannabis, sul referendum eutanasia, quello che purtroppo è caduto sul DDL Zan, cioè che il confronto non è sul merito delle questioni, ma è su questioni che con la legge non c'entrano nulla. DDL Zan è stato detto di tutto e di peggio, nelle scuole, il transgender, cioè le cose più assurde. L'indottrinamento. Noi abbiamo, noi Elio abbiamo invitato, abbiamo ospitato le violenze e l'odio alle persone in base al sesso, all'orientamento sessuale, all'identità di genere. Abbiamo ospitato in passato Pillon, che insomma che anche sulla cannabis sarebbe divertente vedere con lei i protagonisti. Tra l'altro io ho fatto un'interrogazione di anche questa, sul sito del Partito delle politiche antidroga del governo. Sì. Alle pubblicazioni trovate una pubblicazione del 2014 che nei confronti della cannabis è quanto di più antiscientifico possa esistere. Ecco, ecco che ci si avvia la campagna referendaria con un sito governativo che abbia ancora una pubblicazione del genere, io credo che sia davvero una cosa inaccettabile. Ho chiesto al governo di toglierla, faccio anche da qui l'appello alla ministra Dadone di intervenire. Non credo che sia una cosa complicata, cioè, ad oggi togliere da un sito una documentazione superata scientificamente, perché dopo questo documento, tanto lo dice che non è scientifico, c'è stata una raccomandazione dell'OMS del 2019, c'è stata una raccomandazione della Commissione competente delle Nazioni Unite del 2020 che hanno tolto la cannabis tra le sostanze più pericolose, però sul sito del Dipartimento Ufficiale del Governo sulla politica antidroga vi è questa disinformazione piena di pregiudizi antiscientifici che davvero non mi leggo, perché sono inenarrabili le cose che vengono attribuite alla cannabis, disturbi sessuali, cose, cioè, le cose peggiori. E quindi questo mi fate voi, ragazzi, che mi sa che a me non mi senti, Elio? Elio ci sente, perché per non impedire, Elio, impedire l'approvazione della legge anziché per farla meglio, e poi ognuno vota, e che sull'esterno il confronto avviene su cose inesistenti. Okay. Certo. Ma ci riesce a sentire? Esatto. Forse no, che abbiamo fatto abbassare il volume e magari non sente... Ci sente? Adesso sì, no, ma prima l'avevo proprio spento, perché altrimenti... Perfetto. No, pensavamo...
Pensavamo a un confronto fra lei e il senatore Pillon, se potrebbe esserle di interesse, su alcune tematiche, perché credo sia interessante vedere anche le due sfaccettature di una destra conservatrice e di una destra magari un po' più moderata. Lei accetterebbe? Metto il farfallino anche. Ti metti il farfallino, ce lo mettiamo tutti. Quel giorno. Eri una domanda che non c'entra nulla. Una tua posizione, cioè con quello che abbiamo trattato finora, una tua posizione su un tema che è tornato di moda e diciamo ne stiamo parlando, abbiamo invitato anche degli esperti sull'eventuale utilizzo futuro della nuova energia nucleare 4.0. Che ne pensi? Io sono contrario. Non solo perché appartengo alla tradizione radicale, facciamo un referendum, c'è stato un referendum, punto. E non perché sia contrario alle innovazioni tecnologiche, anche io sono convinto che le innovazioni tecnologiche oggi consentiranno, che stiamo parlando di qualcosa che verrà fra decenni, una produzione tecnologica nucleare, meno inquinante e più sicura. Però credo che non sia quella la strada. Credo che il popolo si è pronunciato e che la strada sia quella delle energie alternative. Che è faticosa. Faccio salutare Umberto che ci deve lasciare. Abbiamo il mare, abbiamo il vento, queste sono le nostre risorse e queste sono le risorse che dobbiamo utilizzare. Vi vedo gesticolare, accendo l'audio. Saluto Umberto. Umberto ci deve salutare, quindi lo salutiamo. Saluto, la ringrazio, è stato un onore conoscerla. No, spero di rincontrarla. Buona giornata, arrivederci. Grazie. Ciao Umberto. Umberto tanto tornerà più tardi insieme a Costantino De Blasi. Elio, sul discorso del nucleare, insomma, noi abbiamo invitato appunto alcuni esperti che ci hanno dimostrato con dati alla mano che il nuovo tipo di tecnologia nucleare con il nuovo 4.0 in realtà ha più benefici che rischi rispetto ad altri tipi di tecnologie. Per quanto so io si parla di alcuni decenni ancora. Ecco, il punto primario, il punto infatti che ci fa essere un po' più scettici, ne abbiamo parlato anche con un esperto di clima di questo, è il discorso delle tempistiche, ovvero per realizzare questi impianti ci servono tanti anni e non sappiamo effettivamente se abbiamo tutto questo tempo per farlo. Diciamo, questo è l'unico punto interrogativo. Quali saranno le esigenze energetiche del paese fra 30 anni? C'è anche questa ulteriore considerazione. E non sappiamo quali saranno le esigenze del paese fra 30 anni. Imbarchiamo una tutta dal punto di vista tecnologico, neanche sperimentata, conclusa, e se ne vedrebbero i benefici tra 30 anni. Mi pare che occorra forse prima lavorare pragmaticamente, come dice Calenda, su quello che. Va bene, magari organizzeremo anche una live con il nostro esperto fisico Luca Romano che potrà portare i suoi dati per parlare anche di questo. Volentieri. Va bene, la mezz'ora è scaduta, è volata via. E io starei ancora a chiacchierare, tra un po' che si lavora la cosa e... Ora che succede? C'è una sigletta? No, ci salutiamo in basso. Giovedì, no, ci stiamo lavorando. Giovedì avremo Alessandro Zan proprio per parlare del DDL. Tra allora vi faccio vedere una cosa, eh? Ok. Non ci faccio vedere cose strane perché sennò ci bannano. Ah, ecco. Ah, vedi. Volete vedere cosa c'è nella scrivania? Ah, vedi. Ci sono anche altri. C'è questo. Questo è più importante di tutti, eh? Ai ai ai. Ai ai ai. Io sono della Roma. Non può mancare. Questo mi piace un po' meno, devo essere sincero. Allora adesso mi piacerà ancora benissimo. Questo ancora meno. E vi faccio vedere una cosa allora, così prendo tutti i follower che ho. Si vede? La dedica. Con la dedica. Questo non va tanto bene, Elio. Abbiamo parlato fino adesso della destra liberale. Mio amico e combattente sincero. Poi c'è un calendario di Topolino
che è la mia passione, che a me piace l'autonomia, non prendermi sul serio. Sono molto contesi alla Camera, Gentile Calendarietti della Camera, invece ho collegato con Lino. E infine, c'ho questo giochino della Lego. Oh, questo è bello. Bellissimo. È stato fatto proprio Everyone, che è molto carino, è stato fatto proprio in onore del Pride. Bellissimo questo, veramente. Questo è molto carino. Questo sì. Lo Lego, bello. E questo è molto bello. Diciamo, la mia scrivania è potente a scartoffi. Quindi. Poi sapete che mi sono iscritto all'università? Questo poi se lo scopro. Quella di Tommaso Montanari a Siena, l'Università Vestaniere di Siena, perché quando c'è stata la polemica che anche qua il centrodestra ha fatto nei confronti delle dichiarazioni del professor Montanari sulle foibe, che non è che ha detto che le foibe non sono esistite, ha dato la lettura storica sull'approvazione della legge come contrapposizione al 25 aprile, cosa condivisibile o meno, invece è stata una levata di scudi, si deve dimettere, ora io ho detto anche qua, è un tempo del fascismo nel quale si dovevano dimettere i professori per le loro opinioni. E mi è parso come un gesto, diciamo, di concreta solidarietà quello di iscrivermi all'Università Straniera di Siena, perché ho visto che quest'anno hanno proprio inaugurato un corso online su lingua, letteratura e arti italiane in ambito internazionale. Io ho pagato le pedassi, mi sono iscritto, ho avuto il tesserino e sono molto contento. Il giovedì scorso sono andato a Siena quando c'è stata proprio questa cerimonia, che Montanari, molto bella tra l'altro, è diventata rettore. Per cui ho aggiunto alle tante cose anche quella di studiare. Non so, studiare bello, fa sempre bello. Bene. Sì, credo di sì. Però aspetto a tanti colleghi che insomma cercano, si sentono professori, io mi sento studente, questo è il mio atteggiamento. Ma Elio, devi sapere che i ragazzi e le ragazze che ci seguono ti stanno tutti adorando, non vedono l'ora. Ma di... davvero? Sì, sì. Io sono timido. Allora organizziamo, sono timido, questo confronto con Pillon e allora ti Siamo il confronto con Pillon. Va bene. E ringraziatemi tutti che hanno seguito e c'è un link che dopo si può mettere per chi non l'ha seguito in diretta, come funziona? Sì, sì, poi te lo passo su WhatsApp. Anche su Twitter un po' ci sto. Certo. Grazie, è stato veramente un piacere conoscervi. Altrettanto. Per noi anche, grazie. Sei veramente simpaticissimo. Grazie, a presto, grazie. Grazie, buona giornata. A presto.